Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Celebriamo oggi la memoria di Santa Agata, Vergine e Martire. Agata nasce verso il 235 a Catania, in una ricca e nobile famiglia cristiana. Verso i 15 anni si consacrò al Signore con il voto di verginità e il vescovo la accolse imponendole il velo rosso portato dalle vergini consacrate. Il proconsole Quinziano un giorno la vide e se ne invaghì. La fece arrestare con la speranza di poterla conquistare, ma Agata resistette a tutte le sevizie escogitate dal proconsole e dai carnefici, portata agonizzante in cella, morì poco dopo. Era il 5 febbraio del 251. Vogliamo chiedere a questa grande santa, martire e vergine, di ottenere la forza per manifestare e affermare la nostra fede in Cristo Gesù. Siamo uniti a tutti coloro che attraverso Tele Padre Pio celebrano con noi l'Eucaristia. Siamo una grande famiglia che desidera celebrare il mistero di Cristo vicino a questo grande santo che è Padre Pio. E per questo vogliamo chiedere umilmente perdono di tutte le nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, preghiamo.
Donaci, Signore, la tua misericordia per intercessione di Sant'Agata, che risplende nella Chiesa per la gloria della verginità e del martirio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal secondo libro di Samuele. In quei giorni il re Davide disse a Joab, capo dell'esercito a lui affidato: percorri tutte le tribù di Israele, da Dan fino a Bersabea, e fate il censimento del popolo, perché io conosca il numero della popolazione. Joab consegnò al re il totale del censimento del popolo. C'erano in Israele 800.000 uomini abili in grado di maneggiare la spada, in Giuda 500.000. Ma dopo che ebbe contato il popolo, il cuore di Davide gli fece sentire il rimorso, ed egli disse al Signore: ho peccato molto per quanto ho fatto. Ti prego, Signore, togli la colpa del tuo servo, perché io ho commesso una grande stoltezza. Al mattino, quando Davide si alzò, fu rivolta questa parola del Signore al profeta Gad, veggente di Davide. Va a riferire a Davide, così dice il Signore: io ti propongo tre cose, scegline una e quella ti farò. Gad venne dunque a Davide, gli riferì questo e disse: vuoi che vengano 7 anni di carestia nella tua terra, o 3 mesi di fuga davanti al nemico che ti insegue, o 3 giorni di peste nella tua terra? Ora rifletti e vedi che cosa io debba riferire a chi mi ha mandato. Davide rispose a Gad: sono in grande angustia, ebbene, cadiamo nelle mani del Signore, perché la sua misericordia è grande, ma che io non cada nelle mani degli uomini. Così il Signore mandò la peste in Israele, da quella mattina fino al tempo fissato. Da Dan a Bersabea morirono tra il popolo 70.000 persone. E quando l'angelo ebbe stesa la mano su Gerusalemme per devastarla, il Signore si pentì di quel male e disse all'angelo devastatore del popolo: ora basta, ritira la mano. L'angelo del Signore si trovava presso l'aia di Araunà, il Gebuseo. Davide, vedendo l'angelo che colpiva il popolo, disse al Signore: io ho peccato, io ho agito male, ma queste pecore che hanno fatto? La tua mano venga contro di me e contro la casa di mio padre. Parola di Dio. E rendiamo grazie a Dio. Beato l'uomo a cui è tolta la colpa e coperto il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa il delitto e nel cui spirito non è inganno. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Ti ho fatto conoscere il mio peccato, non ho coperto la mia colpa. Ho detto: confesserò al Signore le mie iniquità, e tu hai tolto la mia colpa e il mio peccato.
questo ti prega ogni fedele nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque non potranno raggiungerlo. Sei il mio rifugio, mi liberi dall'angoscia, mi circondi di canti di liberazione. Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, voi tutti, retti di cuore, gridate di gioia. Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltando rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d'intorno insegnando. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia, alleluia, alleluia. Permettetemi di aggiungere ancora un pensiero su questa grande santa vergine martire. Di fronte a questa figura rimaniamo affascinati. Una giovane che, nonostante fosse ancora adolescente, è già matura per affrontare il martirio. Dono supremo di se stessa nel donarsi totalmente al Signore. Agata, il cui nome significa buona, virtuosa, cosciente di voler rinunciare a tutti gli affetti terreni, con il voto di verginità non vuole assolutamente deturpare la sua promessa fatta al Signore. Così è vissuta Agata, come tante vergini e martiri che hanno preferito morire anziché
venir meno all'impegno fatto con il Signore. Riguardo alle letture che la liturgia ci ha proposto oggi, vediamo nella prima lettura, tratta dal profeta Samuele, ci invita ad una profonda riflessione. Non possiamo giocare col Signore. Il re Davide ordina il censimento del suo popolo, ma poi capisce di essersi approfittato delle prerogative che spettano solo a Dio. Il peccato commesso è grave. Il re implora la misericordia di Dio non tanto per sé, ma per il suo popolo innocente. E il Signore lo ascolta e lo esaudisce. Lo stupore e la meraviglia caratterizzano poi il racconto evangelico. I concittadini si domandano da dove gli veniva questa sapienza, questo suo sapere, lui che era il figlio del falegname. Gesù si addolora per il rifiuto che la sua gente gli manifesta mentre proclama la parola del Padre. È un rimprovero anche per noi che tante volte scivoliamo in questo, nel non saper cogliere la parola divina senza giudicare chi ce la propone. Ha ragione il Signore, spesso non assimiliamo il messaggio che il rappresentante di Dio ci propone, anche se colui che parla manifesta un atteggiamento non appropriato, non profondo, e noi ci distraiamo, a volte lo accusiamo di non essere all'altezza della parola di Dio che ci sta proponendo. Ma noi sappiamo che il Vangelo che siamo chiamati a proporre e a testimoniare tante volte trova ostacoli, barriere, partendo dalle nostre famiglie. Un componente ha il dono della fede e il resto della famiglia no. E se desidera condividere con i suoi l'esperienza di fede che sta facendo, viene ostacolato, viene messo in disparte, gli si toglie la parola. Certo, la parola di Dio scava nel cuore dell'uomo e lo pone in una condizione di riflessione profonda che tanti non sono disposti ad accoglierla
nella riflessione e nel proprio cuore. Non dobbiamo scoraggiarci, perché anche il Signore ha trovato queste difficoltà. E ora, da parte nostra, è un motivo in più per approfondirla questa parola e cercare comunque di testimoniarla con il nostro stile di vita. Il Signore ci accompagna. Agata ci ha dato una dimostrazione meravigliosa e noi, prendendo spunto da lei, dal suo coraggio, dalla sua forza, dalla sua fede così profonda, di andare avanti, perché accanto a noi c'è il Signore che ci accompagna e ci sostiene. Chiediamo questa grazia particolare per essere veramente e in modo credibile suoi fedeli sostenitori di questa parola di vita che il Signore chiede che sia testimoniata e fatta conoscere in ogni angolo della terra. Invochiamo il Verbo eterno che attraverso la sua umanità ci ha aperto una via nuova verso il santuario del cielo. Preghiamo insieme dicendo: apri i nostri occhi, o Signore. Apri i nostri occhi, Signore. Perché tenga lontano da noi ogni tentazione di orgoglio e non permetta mai che abbiamo a nutrire un'eccessiva sicurezza nelle nostre forze e nei nostri averi. Preghiamo. Apri i nostri occhi, Signore. Perché ci riconosciamo tutti e tanto peccatori e sappiamo accettare le prove della vita come momenti di espiazione, preghiamo. Apri i nostri occhi, Signore. Perché non ci scandalizziamo mai delle manifestazioni di Dio, neppure quando sono contrarie ad ogni logica umana, preghiamo. Apri i nostri occhi, Signore. Perché sappiamo scoprire nella vita semplice di tanti nostri fratelli la potenza di Gesù che si manifesta nella debolezza, preghiamo. Apri i nostri occhi, Signore. I nostri fratelli defunti che hanno creduto in Cristo, luce di verità, contemplino il volto di Dio che inebria e il suo splendore che non tramonta, preghiamo. Apri i nostri occhi, Signore. Signore Gesù, inizio e perfezionatore della fede, non permettere che ti abbiamo a rifiutare come gli abitanti di Nazaret. Rendici capaci di accoglierti e di servirti con amore sincero e costante, perché in te solo c'è la speranza e virtù di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti dono la mia vita, accoglila, Signore. Ti seguirò con gioia per mano, mi guiderai. Al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore, cantando senza benedetto sei tu, Signore, il verso della tua bontà. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Ti dono la mia vita, benedetto sei tu, Signore.
Dio dell'universo, della tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti, accogli il Gesù, Signore, il nostro sacrificio che oggi si compie. Preghiamo perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Santifica questi doni, Signore, con la potenza della tua benedizione, e accendi in noi la fiamma viva che sostenne Sant'Agata fra le sofferenze del martirio, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. A imitazione del Cristo, tuo Figlio, la Santa Martire Agata ha reso gloria al tuo nome e ha testimoniato con il sangue i tuoi prodigi, o Padre, che riveli nei deboli la tua potenza e doni agli inermi la forza del martirio, per Cristo nostro Signore. E noi con tutti gli angeli del cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Agata, San Pio da Pietrelcina e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito del Signore, illuminati e fortificati dalle sue parole, insieme diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu hai il regno, tu hai la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri ci comunica, o Padre, lo spirito di fortezza che rese Sant'Agata fedele nel servizio e vittoriosa nel martirio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica e protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona giornata a tutti.